Colombia, allora ci siamo sbloccati, un gol importante sul rigore, freddissimo, e infatti da quel momento in poi ti abbiamo visto ancora più combattivo su tutti i palloni. Sì, guarda, mi mancava come l'aria questo gol, per me era fondamentale, i miei compagni sanno quanto lavorassi, quanto ci tenessi per arrivare appunto a esultare. Purtroppo non ha portato a casa quei 3 punti che probabilmente ci siamo meritati nel secondo tempo, perché penso che abbiamo fatto una partita incredibile. Al secondo tempo abbiamo avuto una reazione contro una grandissima squadra come il Forlì e secondo me meritavamo anche per le occasioni avute i 3 punti. Purtroppo siamo un po' rammaricati, ma bisogna ripartire dal secondo tempo perché abbiamo dimostrato di essere una squadra che può essere competitiva contro di tutti se giochiamo così. Quindi da domani si lavora e ci si concentra per la prossima partita. Senti, in telecronaca che rivedremo su TV Prato non ho potuto urlare più di tanto perché già avevano già capito da che parte stavo. L'ha detto prima Favarin, parte il fatto del risultato giusto, per carità, però sull'episodio del rigore forse l'arbitro poteva essere anche più severo con il loro difensore. Probabilmente sì, adesso io, sai, a freddo non l'ho ancora rivisto e probabilmente Andre, se non ci fosse stato il difensore, Mobilio andava a fare gol oppure la metteva in mezzo, era una chiara occasione da gol. L'arbitro ha visto così, si sbaglia, sbagliamo noi come ho sbagliato io i gol, sbagliano anche gli arbitri, ci sta, dai. Senti, vi ho visto anche andare in velocità, in verticale, con grandissima convinzione. In una circostanza tu e Mobilio siete stati fermati dal guardalinee, infatti ti ho visto dire al guardalinee no, che non era fuori gioco, anche quella era una grande azione importante. Quella era un'azione clamorosa, era un'azione dubbia. Io sicuramente non ero fuori gioco, penso al 99% non ero fuori gioco, probabilmente Andre sì, io gli mettevo la palla in mezzo e lui faceva gol. L'arbitro ha visto così, come ho detto, si sbaglia e secondo me è stato un errore, però vabbè, ci sta. Senti, quello che stiamo notando è che questa squadra sta crescendo anche a livello di personalità, sa superare le difficoltà, oggi siamo andati sotto e avete recuperato, quindi addirittura ribaltato il risultato, trasformando le cose negative del primo tempo con una ripresa che direi davvero splendida. Sicuramente la reazione che abbiamo avuto è stata una reazione da grande squadra. Questo è poco ma sicuro, penso che venire qua, non so quante squadre facciano la partita contro un Forlì, che comunque è una grande squadra, quindi penso che vanno fatti i complimenti al secondo tempo del Prato, come vanno magari riviste certe cose del primo tempo sull'atteggiamento. Credo che quando il mister ci ha messo 4-3-1-2 la squadra ha cambiato volto e siamo andati un po' più in avanti, abbiamo alzato un po' il baricentro, quindi credo che sia stata una mossa importante questa. E niente, insomma, è stata una bella reazione, bisogna ripartire da questo secondo tempo. Un'ultima causa e poi torniamo a casa. Tu come stai? Io bene, dai, questo gol mi ha dato molto morale, sto lavorando bene, i miei compagni mi sono stati vicini perché sanno quanto è importante per un attaccante far gol e quindi sanno che comunque sia, quando non segni, quando la palla non entra, quando comunque sia non fai gol, non sei proprio felice al 100%, questo gol sicuramente mi dà anche un po' di condizione fisica in più, mi aiuta a stare meglio, sono passate soltanto 3 partite, io sono quasi 100 kg, quindi ci vuole del tempo, sto lavorando alla grande, sono contento, so che sto dando tutto, quindi questo gol mi aiuterà sicuramente a arrivare al 100% al più presto. Grazie mille.